Questi sono i miglior starter Pokémon secondo Dario Moccia. Questi nick Pokémon sono probabili, il prossimo annuncio della Gen 10. Non mi aspettavo questa cosa. C'è stato solo non un annuncio, ma qualcos'altro. Veramente strana. La cosa che mi piace, cioè, che Pokémon di settima gen, secondo me, i più sono i sottovalutati. Oddio, aspetta. Sole e Luna, mi sa. Porco. Ma... anch'io devo ogni tanto googlare perché non mi ride. Sette, ottava, nona. Più che altro ottava e nona, faccio un po' fatica. Ridi un'altra volta nuova legge e ti venga a cercare a casa, eh. Mi carbano un botto gli starter della settima. Ma... e a me Poplio non piace, gli altri due molto belli. Poi finisce lì. No, dai, la settima sono è bella. Per me sono stati merdosissimi. Dirò una roba molto forte. Per me gli starter di settima sono forse in top 3 per starter. Per Vabbè. Prima e seconda gen. A parte Cicorita, tutti belli. Terza gen, secondo me, sono fighi. Quarta gen, non sono male per niente. Quinta gen, non mi piacciono. Sesta gen, vabbè, Greninja credo che valga per tanti. E vabbè, Rowlet, secondo me, è molto molto bello. Quelli di ottava e nona, insomma, ottava e nona non mi sono piaciuti. Quanto mi riguarda. Garbano un botto. Prima gen, seconda gen, quarta e settima. Ah, niente seconda. Beh no, per me seconda e terza sono ancora molto molto belli. È vero che quelli di quarta sono veramente stupendi, come tutti e tre. Cioè sono proprio belli. Poi non so se si intende per starter così o anche forme finali. Cioè Poplio è proprio brutto. Cioè, Poplio mi dispiace, è qualcosa di terrificante. Almeno gli altri, anche sulle evoluzioni, bene o male, si difendono. Ma Poplio, cioè, Poplio è uno scherzo, Sì. Seconda, purtroppo, nonostante per me la c'è Cicorita. A livello proprio di design dei Pokémon è la più bella. Ti prego, dimmi che c'è Cicorita, quindi annulla tutto. Molto belli, fighissimi. C'ha Meganium. Perfetto. Va bene. Grazie. Io Meganium, ragazzi, purtroppo non lo amo molto. No, neanch'io. Neanche Cicorita. Meganium. Ah, però parla anche proprio delle evoluzioni. Non okay. Mi piace, non riesco a farmelo piacere. No, lo so, a me non piace molto. E Typhlosion purtroppo spento. Ne abbiamo parlato nel video sul secondo canale. È stato distrutto col design 3D. Perde un po' del suo fascino, secondo me. Predigator è forse lo starter d'acqua più bello di tutti i tempi. Mi piacerebbe dirti di sì, ma Greninja dice che cazzo stai dicendo. Poplio invece è proprio bello, ma a me Primarina non dispiace per niente, anche perché avevano più tecnologia tra virgolette con la Pokémon Company, anzi con Game Freak. Bello Primarina a disposizione. E quindi hanno fatto più cose più complesse. Guardate, ragazzi, che se avessero avuto la tecnologia ai tempi di Charizard, Blastoise e Venus, sarebbero esistiti Charizard, Blastoise e Venus. Fatto molti più dettagli e particolari. Certo, certo. Il problema è che poi è sfuggita di mano la frizione e adesso stanno cercando di imparare a tornare indietro, ma è veramente difficile adesso. Poi a me, sapete, ragazzi, Incineroar fa impazzire. Anche a me piace molto Incineroar. L'ho rivalutato tantissimo, soprattutto grazie all'anime. Fa impazzire e lo odiano tutti. Quindi capisco, però sono gusti personali. No, si vocifera di una decima gen, ma ragazzi, penso sia... Eccola la decima gen. Scontato, insomma, perché l'ho fatto il verso. E poi, ragazzi, Decidueye... Lui è veramente top. Top. Incredibile. Daniele, il 64 non è malaccio. Bender. Nessuno lo mette in dubbio, io non ho mai detto che è orribile, ho detto che secondo me non è possibile metterlo anche lontanamente vicino ai primi tre. E chi è? Soprattutto rovina il finale del terzo. Chi è? È un film ipocrita. Infernape, sì, Stachital. Guarda, a me piacciono tutti e tre questi qua, Mi piacciono tutti e tre. Il mio primo è stato Empoleon, che oggi è quello che mi piace di meno. Ma sono tutti troppo belli, e Infernape è giù di testa. Però non amo molto Empoleon. Ragazzi, io ho dei gusti molto particolari. Anch'io.
Per esempio, di sesta gen apprezzavo tantissimo l'idea, la realizzazione, bella, però Chesnaught purtroppo soffre un po' rispetto. Chesnaught e non mi ricordo neanche come si chiama l'evoluzione finale di quello, ed è Delphox. Però per fortuna, ripeto, c'è Greninja che è bello per tutti. Aspetto a coso, a Greninja che è bellissimo e... è il più bello. Delphox. No, Delphox a me non piace, ma Greninja credo che sia... ah, forse tra i primi tre starter in generale. Cioè io non posso non mettere Charizard nei primi, e io vi dico che il Greninja lo metto al secondo posto. E terzo forse, se non devo parlare col cuore, perché sennò se parlo col cuore è più facile, ma se non devo parlare col cuore ci metto Infernape, perché sennò ci sono Blastoise e Venusaur ovviamente, e Fraligator e Typhlosion. Però probabilmente se devo metterci Charizard, non possono metterci il cuore per forza di cose. Charizard, Greninja e Infernape o Fraligator, uno dei due. Delphox mi piace tantissimo. No, l'idea non del niente. Mago è geniale, cioè proprio bello. L'idea però sì, ma purtroppo che era il cavaliere, cioè cavaliere, mago e ladro, le tre classi dell'RPG, purtroppo soffre un po'. Cioè più cavaliere Sirfetch'd, che era bellissima, sì, un bellissimo Pokémon, bellissimo Sirfetch'd. Sì. Sirfetch'd è veramente un grande Pokémon. Ma anche Farfetch'd di Galar è molto bello, molto molto bello. Poi l'aspettavo da una vita, quindi. Quelli di quinta io non sopporto Serpentor. Li odio. Io li odio tutte e tre. Tutti e tre li odio. Per me è uno degli starter più brutti che esistano. Sì. Lo amano tutti, quindi so che mi lincerete, però io lo odio. Mi fa schifo con tutti quei ricciolini. Li odio tutti. Mai io. Piaciuto. Dai, tutti. Boh. Gli altri sono... ci sta. Cioè, Emboar, perché no? Per cinghialo osso. Acciabò. O così, che protegge il tempio. Mi Acciabò. Piace. E Samurott non male. Emboar è... quello di Isui non è male. Questo no. Dei ragazzi, è quello che deve essere. Cioè, una creatura del periodo Edo che protegge un tempio cinghiale gigante. Quindi... bruttissimo. Ci sta. Ma proprio brutto, è brutto, brutto, brutto. La continuazione di Infernape. Su Wukong. Insomma, diciamo che passare da Infernape a Emboar, ragazzi. Onga, cioè... abbiamo un altro creaturone. Sembra Ganon, cazzo. Però non sopporto Serperior, non ce la faccio, ragazzi. Bellina l'idea che perde le gambe, eccetera, però non... quel coso, quella specie di mantello. Sì, io no, credo sia uno Yokozuna, sì. Emboar dovrebbe essere un Yokozuna, è un po'... Sì, non so se sia uno Yokozuna. Vabbè, credo di sì. Quella è terza, cioè, però, false. Però ecco, gli starter di terza mi piacciono, però... non... a me piacciono tutti e tre. Ma proprio... hanno tutti e tre un motivo per essere veramente top. Non cambierei niente di questi tre iniziali. E anche le forme finali, io in un modo o nell'altro le adoro, ma sono ben convinto che dovesse uscire oggi Blaziken, non sarei così felice, non gli vorrei così tanto bene, perché è proprio una tipologia di Pokémon che solitamente non amo, ma che in quel momento lì ho amato. Quindi Sceptile è un altro di quelli veramente bellissimi, e Mudkip, io credo che Mudkip meriti anche qualcosina di più, perché è stato il mio riferimento, e purtroppo su Ampert oggi capisco che non sia così bello, ma lo amo. Non, sì, appena penso a degli starter non penso a quelli. Io sì. Va bene, Diego. Non sono penso a quelli di terza. Sono molto coraggiosi, molto, però non mi piacciono. Cioè, non mi piacciono come altri. Collezionerai il nuovo set di Team Rocket? Trovami uno migliore di Trico. Bulbasaur, tranquillamente. Allora sì, certo, Bulbasaur è migliore di Trico, però Trico è molto molto bello. Cioè, contestualizzalo a quel periodo. Cioè, fare un rospo che ha dei tratti... Vabbè, Bulbasaur è da dinosauro, con un bulbo che evolvendosi fiorisce fino a diventare questa raflesia gigantesca, questo rospone... Che belli che sono. Cioè, è uno dei mostri, uno dei Pokémon più mostri effettivamente che ci sia. Sì, e che funziona totalmente con la natura, come doveva essere Pokémon all'inizio. Secondo me è top. Veramente, veramente figo.
Cioè, come idea è molto meglio Venusaur che Charizard, per dire. Poi è bello Sceptile, però Venusaur è più figo. Anche Torterra mi piace tanto. Più di bellissimo. Sceptile. Bellissimo. Trio leggendario. No, beh, a me piace più Sceptile, ma Torterra è veramente un gran Pokémon. Cioè, i primi 4 starter d'erba sono tutti belli, tranne Cicorita, inutile. Mario migliore. Le bestie. I cani. I cani. Gli uccelli. Lugia. Mewtwo. Darkrai. Darkrai è veramente molto bello. I cani, le bestie leggendarie. Troppo. Sono proprio venuti bene. Sì, i cani, sì. Sono proprio venuti bene. No, o con Lugia, però sono i leggendari da copertina. Penso intendessero i regi, gli uccelli, okay. Le bestie, Uxime, Sprit e Azelf. Beh, diciamo che i cani rispetto a Uxime, il trio dei laghi, cioè dai, il trio dei laghi. Eccetera. I regi, ragazzi... Anche i regi. Ok. Secondo me sopravvalutatissimi. Bella l'idea, pessima l'esecuzione. Affascinanti, però cazzo, cioè... Vuoi mettere con gli uccelli i cani? Sono venuti veramente bene, ragazzi. Cioè, sono fatte veramente bene. Cioè, non ce ne sono tutti bellissimi. Chiara dice che mi adora. Ehi, dice che non vedeva l'ora. Dirò un'altra cosa contro tendenza adesso. Sentiamo. Mi vedrete tutti per questa roba. Secondo me, Chiara di Tony F spacca. No, ma chi se ne frega? Ho detto, mi sono levato sto peso. Ma non me ne frega con niente. Voi sono le spacca. All'inizio no. Dopo... Anche perché quello che cita nella canzone... Sì, vabbè, ma di questo non me ne frega niente. Chiara, ragazzi. Un po' come il 64 bar, che invece non mi è piaciuto. Davvero stiamo parlando basata questo? Sulla droga, Ma... No, dai. Il testo di Chiara... Sì. No, ti prego, torniamo come su poco. Ho visto l'intervista... Vabbè, l'intervista dalla puntata di... No, dai. Penso. Poi non è che cambio il mercato, non cambio un bel... No, dai. Cose, quindi vi può consigliare un bel manga, un bel cartone animato? No, dai. No, ma questo video non può passare da i migliori starter a Tony F. C'è qualcosa di completamente sbagliato. Non può essere così. E invece è andata così.